Ciao a tutti amici, sono io, Julia War, e oggi sono qui per recensire il mio secondo Palace Pets, dopo il mio video di, appunto, Sultan. Uiii, che gira la testa a 360 gradi, fantastico. Devo dire che mi è piaciuto molto Sultan, anche se lascia tantissimi brillantini, e oggi, come avevo detto, recensirò, appunto, Nuzzle, che sarebbe la volpe di Aurora. La scatola è più o meno la stessa, ma comunque la vediamo meglio. Se volete più o meno capire qualcosina dei Palace Pets, perché io avevo prima recensito la blind bag, eccetera, beh, tutto dove le ho comprate, andate a vedere il mio primo video dei Palace Pets, ovvero dove recensisco Sultan. Purtroppo oggi non saluterò nessuno perché, come avevo detto, questo video lo faccio subito dopo di questo, quindi dovrete ancora aspettare un bel po'. Lo faccio sempre oggi perché, come ho già detto, sono molto impegnata. Comunque, oggi recensiamo Nuzzle, sono molto emozionata perché è della seconda serie, come dico sempre io, dei Palace Pets, quindi seconda serie, dove le nostre principesse, oltre ad avere già un cucciolo, che è una cosa proprio difficilissima gestire un cucciolo, ne vogliono un altro, quindi secondo me sono pazze. Capisco che è bello avere dei cuccioli, però specialmente Aurora, che prima prende un castoro, no, un castoro, no, un gattino, penso, mi sa, o uno scoiattolo, un gattino, ma non ho capito bene, penso uno scoiattolo. Vabbè, come al solito scrivetemi qua sotto quando sbaglio, però no, penso che sia un gattino. Comunque, adesso vuole anche una volpe, proprio una cosa fantastica. Per fortuna non ha galline, almeno spero, quindi. Comunque, iniziamo dalla scatola. Ovviamente questo video durerà di meno perché non spiegherò tutto. La scatola è più o meno la stessa, io ce l'ho ancora, ecco. Eccola qua, tutta rovinata e rotta. La scatola è più o meno la stessa forma, eccetera. Ecco, sto sempre usando il cavalletto, quindi se si muove qualcosa non prendetevela con me. Ha questo artwork bellissimo di Aurora e Nuzzle, e secondo me sono davvero carini insieme. Io pensavo che continuasse, ma invece no. Ed è davvero carino. No, e devo dire che anche Fox, quindi Nuzzle, è carina. C'è sempre Palace Pets e Fairy Tale Friends. Friends? No, Friends. Come si chiamavano quelli là? Monster Friends. Friends. E qua dice in questo specchietto: I'm Aurora's Fox Nuzzle. Quindi io sono la volpe di Aurora Nuzzle. E ovviamente ci dice che ci sono parti piccole, eccetera. Non c'è più il 4 più perché non c'è più il 4 più. Comunque non c'è il 4 più perché si trova qua. E poi lo sfondo è sempre lo stesso, con rosa che sembrano dei diamanti. E qua ce ne sono appunto alcuni. Qua ci ricorda dell'app appunto dei Palace Pets, quindi per App Store, e c'è sempre il logo Disney. Qua lo sfondo è diverso, ma ve lo farò vedere dopo, che è leggermente cambiato, penso, almeno da qua sembrava cambiato, poi vediamo meglio. C'è sempre questo piccolo sfondo qua che ci ricorda sempre i booklet delle blind bag, non so se ve le ricordate. E ci sono le zampine dei ghirigori. Ovviamente, come avevo già detto, 4 più. Se lo volete tenere in scatola è appeso da qualche parte, inoltre c'è questo, che in realtà serve per tenerlo nella parte dedicata ai Palace Pets. Il di dietro è abbastanza semplice, come avevo già detto nello scorso video, però comunque ci spiega cos'è Nuzzle. Infatti qua c'è un artwork carino di Nuzzle e qua ci spiega un po' che cosa gli piace, eccetera. Io non vi dirò niente, anche perché prima di tutto in inglese e poi perché voglio che lo leggete voi e vi emozionate. C'è sempre il castello in lontananza e qua Disney Princess. Qua ci dice anche del booklet che ce n'è uno incluso, anzi due, quindi fantastico. E qua Palace Pets e sotto i nuovi personaggi che vedremo meglio nel booklet. Ovviamente c'è sempre tantissimo scotch, quindi sarà un sacrificio aprire la scatola, già.
Bene, prendiamo le forbici e ovviamente, come al solito, scusate se si muove qualcosa, ma purtroppo, come ho già detto, ancora non sono abituata a questa al cavalletto. Devo dire che la scatola è diventata più grossa, forse più dura, scusate, forse perché c'è più scotch, non lo so, però non capisco questo fatto di dover sempre, mamma mia, è volata, sempre di mettere tutto questo scotch. Non so se avete visto il volo, fantastico, perché se n'è proprio andata. Non capisco come ha fatto. Vabbè, insomma, adesso la apro con delicatezza. Bene, lo sfondo è cambiato. Infatti, qua è più scuro e qua è più chiaro e va sempre a sfumare. Invece, qua era così. Quindi, sì, è cambiato. E avevo ragione io, come al solito. Ecco qua, è stata un'impresa toglierla. Quindi, come al solito, è difficile. E qua ci sono sempre i soliti due booklet che però stavolta potrebbero essere leggermente più interessanti perché io non ho capito molto bene di chi siano gli animali. Una cosa che non vi avevo detto nello scorso video è che in quest'altro booklet ci sono altre lingue, mentre questo è solo in inglese, quindi gli inglesi hanno più racconti, diciamo. Qua c'è sempre Aurora e Nuzzle. Non capisco perché mettano davanti Aurora e Nuzzle in questo caso, se poi dentro spiega in generale. Comunque, questo è il gattino grassottello di Cenerentola. Qua ce n'è un altro, penso. Sì, di Rapunzel. Un altro di quest'altra ragazza. Che come al solito io non mi ricordo mai il nome. No. Perché? E questo sarebbe il suo cavallo. Fantastico, wow. Poi c'è appunto Nuzzle. Un cagnolino di Aurora, di Aurora, il cagnolino di Ariel. E poi questo gattino di Belle, della Bella e la Bestia. Non capisco perché non ci sia Biancaneve, sono io forse che l'ho saltata. Ah no, non c'è proprio. Eppure qua c'è il Muffin. Quindi ok, non capisco perché non ci sia Muffin. Ma cose strane, insomma. Qua poi ci mostra il cagnolino Magic Dance Pumpkin, quindi balla. Poi questi altri, questi personaggi e i cavalli. I pony, scusate, i cavalli. Anche se i pony non esistono nella fantasia. E diciamo che ce ne sono dei nuovi. Qua ce ne mostra anche di diversi. Ecco, appunto, questo è il cavallo di Rapunzel. Non capisco perché non l'abbiano messo. A meno che non sia questo. Ah, eccolo. Qua c'è Blondie. Quindi fantastico. E ce ne sono davvero davvero tantissimi di cavalli e tutto. E non capisco come mai tutti questi cuccioli. Quindi ok, e non lo voglio sapere. Non voglio sapere come facciano a tenere i cuccioli, ok? Adesso prendiamo qua, mamma mia la coda. Vediamo meglio un attimo la spazzolina, come al solito, e che è molto più semplice, però diciamo che fa il suo dovere ed è più piccola. Prendiamo adesso l'animaletto che come al solito è strozzato, poverino. Eccola. Devo dire che la coda è leggermente più brutta di quella di Sultan, che io preferisco, però devo dire che i brillantini non perdono molto rispetto a Sultan, appunto, e che la tiara, non essendo piena di brillantini, forse è anche migliore. Eccola, appunto, molto semplice, ma carina, con un cuore che si può appunto togliere. Ecco la volpe, forse
è più dettagliata rispetto a Sultan, ma penso proprio di no. Hanno più o meno gli stessi particolari. Hanno una corona, una corona appunto, una tiara più che altro, una collana, eccola. In questo caso c'è anche la lampada di Aladino dentro. Mentre qua, una cosa così, hanno sempre qua un po' di pelo. In questo caso Sultan ce l'ha qua, come avevo dimostrato. E gli occhi sono viola. Un cucciolo che ha gli occhi viola io non l'ho mai visto. Sinceramente preferisco lui per gli occhi, già. Ha sempre il suo, diciamo, cutie mark come nei My Little Pony, però diciamo che qua invece è fucsia. E mentre Sultan era seduto, lei è in piedi e ha un muso, mamma mia, non so se si nota, molto lungo, essendo una volpe. La coda nella scatola era, diciamo, orribile, era tutta fatta male, io l'ho dovuta aggiustare con la spazzolina. Ed è bianca, fucsia e viola, quindi wow. E insomma, però devo dire che sono tutte e due molto carini. Notare anche la differenza tra il fiocco. Già, non è che mi piace tanto mostrare i sederi, però in questo caso. E la coda, devo dire che è così, ma proverò ad aggiustarla, perché davvero sembra come se qualcuno, come una puzzola, sembra. Specialmente da dietro, sembra una puzzola. Quindi proverò ad aggiustarla. Comunque, per il resto è davvero carina. Ha anche un po' di pelo qua, sembra vero. E anche qua, vedete. Insomma, sono davvero, davvero carini. Questi due Palaspets. E sono davvero felice che mio padre me li abbia presi. Bene. Adesso concludiamo il video parlando un po' e spiegando alcune cose. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito io non è che sappia parlare benissimo e vi chiedo scusa per non poter salutare nessuno in quest'altro video, però come avevo già detto lo scorso, sono molto impegnata e quindi un po' di video li faccio tutti insieme. Già, comunque, qual è il vostro Palaspets preferito tra questi due? Io sinceramente non so perché sono tutti e due bellissimi e mi piacciono tantissimo. Scrivetemi qua sotto chi preferite tra la volpe Nuzzle e la tigre Sultan. Io non lo so perché sono bellissimi e diventeranno tutti e due miei compagni di scrivania. Io magari li metterò su qualche mensola, adesso non so perché io ho tante mensole e sono tutte impegnate. Quindi forse per ora li terrò sulla mia scrivania, ma devo vedere. Scrivetemi qua sotto sempre cosa vorreste recensito. Io cercherò di realizzare più o meno tutto, devo però andare piano, non potete aspettarmi subito tutto perché non è che sia milionaria, quindi. E comunque ci vediamo e ciao, al prossimo video!